Salve a tutti amici di Player Inside, siamo qui con il Merdeo che ritorna dopo tanto tempo, sì, un po' discontinuo effettivamente. Questa settimana, data l'uscita di Resident Evil 7, abbiamo cagarelle in tutta Italia e in particolare rovesci, ovvero gente che proprio si rovescia, cioè si vomita addosso, perché ci sta giocando con il VR. E per il Merdeo per questa settimana è tutto, questo è un selfie stick, non devo dire che è un selfie stick, ma è un selfie stick, c'è pure la coin, presa Jack, guarda, si vede. Ah, non devo svelare che siamo senza mezzi professionali, vabbè, la, ok. Per questa settimana è tutto, con il Merdeo magari tornerà anche altre volte. Lasciamo la parola al notiziario. Non è che ci mettevamo una con due minne così, che così lasciamo la like indipendentemente, no, io che faccio lo stronzo, vabbè. Secondo la classificazione giapponese, il CERO, l'equivalente del PEGI, in Zelda Breath of the Wild sarebbero contenuti elementi relativi al sesso, la violenza, la criminalità. I giapponesi stanno solo esagerando. Leslie Benzies, semplicemente il creatore di GTA, di Grand Theft Auto, un titolo che forse qualcuno di voi conoscerà, sì, è una battuta, ovviamente lo conosciamo tutti, volenti o nolenti, ha dichiarato di essere al lavoro su un altro titolo, però un attimo, è uscito da Rockstar, anzi ha fatto pure causa a Rockstar, quindi questo titolo se lo sta creando per i c***i suoi. Il gioco si chiamerà Everywhere, che significa dappertutto, e Leslie Benzies è stato molto modesto nel descriverlo, ha semplicemente dichiarato che si tratterà di un titolo in grado di rendere difficile la distinzione tra il videogioco e la realtà. Me complimento, voglio dire. Pensate che Switch abbia poche esclusive? Beh, quantomeno ne ha più di Xbox One in uscita. Secondo il sito Finder.au, la console con il maggior numero di titoli in esclusiva in sviluppo è la PlayStation 4, con ben 90 giochi, segue Switch con 31 titoli e infine Xbox One con solo 16 giochi in esclusiva. Ovviamente si parla di esclusive console, quindi molti di questi giochi potrebbero uscire anche su PC. Ci chiediamo che cosa stia combinando Microsoft con Xbox One, che si sta rivelando una console sempre più deludente. Thomas Mahler, il creatore del bellissimo Ori and the Blind Forest, ha dichiarato che Xbox Scorpio non sarà come PlayStation 4 Pro, sarà una vera e propria nuova console di nuova generazione, potentissima e che permetterà la retrocompatibilità. Il problema, noi lo diciamo sempre, sono i giochi, cioè che giochi poi ci andiamo a fare girare in questa benedetta console potentissima. È stato mostrato un nuovo trailer per Mass Effect Andromeda, decisamente più interessante rispetto ai precedenti, poiché finalmente vediamo in faccia Cora e Liam, i due personaggi umani che affiancheranno Ryder, e inoltre possiamo dare una sbirciata a quella che sarà la romance con Cora. Vi ricordo che Mass Effect Andromeda uscirà il 23 marzo e se volete recuperare il primo capitolo della trilogia trovate il link in descrizione alla playlist completa. Non so se lo sapete, magari non ve ne fregava una mazza, però il nuovo presidente degli Stati Uniti adesso è ufficialmente Donald Trump. Esatto, su internet non si è parlato d'altro e YouTube si è popolato di irritanti video sui Simpson che l'avevano predetto. Ebbene, non parleremo mai di politica in questo canale perché ce ne battiamo le ciolle, ma cos'è la politica? Ma sembra che Donald Trump sia entrato un po' nel merito del discorso dei prezzi dei videogiochi, in realtà molto alla lontana, perché Donald Trump probabilmente se ne sta sbattendo dei videogiochi ed è arrivato ad essere il presidente proprio perché non ha mai giocato ai videogiochi. I videogiochi fanno perdere tempo, fanno crescere sfigati. I videogiochi sono da sfigati, cioè ci vedete a noi, ecco, non so se... Comunque, Donald Trump ha dichiarato di voler porre dei dazi doganali sui prodotti provenienti dall'estero, ovviamente negli Stati Uniti. Il problema è che questa scelta potrebbe affliggere anche il mercato dei videogiochi, perché tantissimi videogiochi e persino le console stesse vengono prodotte in Cina. Pertanto, per entrare poi negli Stati Uniti dovrebbero pagare dei dazi e quindi far lievitare i costi al consumatore. La cosa potrebbe riflettersi anche in Europa. In tutto questo dove vogliamo arrivare? Al fatto che non ce ne sbatte una m***a
perché i prezzi italiani sono già pazzeschi, perché c'è l'IVA, ci sono le tasse, c'è tutto che già ci pensano. Quindi che cosa volevamo dire? Che l'Italia è avanti, cioè proprio nel futuro totale, qua si parla di aumento dei prezzi, cosa? Noi già li paghiamo un occhio della testa. Comunque no, in realtà c'è chi teme che i prezzi dei videogiochi possano aumentare ulteriormente anche in Italia. Staremo a vedere le belle notizie, no? Quelle cose che uno dice mamma mia che bello, ora leggo un po' di belle notizie e legge queste cose. Nel nuovo spot dedicato a Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo sembra voler insistere sul concetto di portatilità, ma in particolare quello che vi starete chiedendo è: si potrà giocare in bagno? Beh, certo che sì, è portatile, però ci sorge un dubbio. Sì, cara Nintendo, il dubbio è non tanto poterci giocare al cesso, quello lo potevamo fare già prima perché la stanza dove è il Wii U è proprio dietro questo muro, quindi prende, qui prende, ma il punto è: poi questi cosi non si impuzzano di merda? Sì, si impuzzano di merda. E poi dove lo poso quando mi devo fare il bidet? Chiedo scusa per il nostro inviato. Che vergogna. Un analista che però ancora non possiamo onorificamente titolare come dei miei coglioni, perché non ha detto cose scontate come per me Wii venderà almeno una copia, come invece ha fatto Pachter, quello è il noto analista dei miei coglioni, proprio poi ci denuncerà. Daniel Amad, un analista appunto che ha riportato su Twitter l'attack rate o attach rate, non so bene come si dica, di ogni console uscita finora, ovvero il numero in media dei giochi posseduti da ogni possessore di console PlayStation 4, che si aggira intorno a 7,50, battendo addirittura console diffusissime come l'acqua, come Wii e PlayStation 2. Pertanto PlayStation 4, sotto questo punto di vista, finora è la miglior console di sempre, ovvero PlayStation 4 è la console per la quale o in virtù della quale i videogiocatori acquistano più giochi. Se io ho una PlayStation 4 tendo quindi ad acquistare più giochi per quella console. Ora però c'è da fare una giusta distinzione: Wii e PlayStation 2 appunto non godevano di quello che è oggi il mercato del videogioco in digitale, pertanto magari adesso tanti sono più incentivati ad acquistare quel gioco in digitale che magari costa pure di meno perché c'è l'offerta del Plus che appunto una volta non c'erano, pertanto bisogna sicuramente tenerlo in considerazione. Ecco, così abbiamo dato proprio delle fonti matematiche, soprattutto non è qualcosa che abbiamo detto noi, però PlayStation 4 è la miglior console di sempre in tal senso, quindi se l'avete letto nel titolo non è che ci dovete chiamare sonari, vabbè, fate come. Il maestro Hideo Kojima è stato recentemente accusato, ovviamente per modo di dire, di essere un po' tendente a mostrare, vabbè, sostanzialmente gli piacciono le tette, come dargli torto d'altro canto, voglio dire, ed è con questo che noi apriamo l'angolo delle mine di questa puntata, che non può mancare come in ogni puntata di Studio Aperto, che all'inizio si dicono cose serie, no? E poi alla fine si parla di tette. All'inizio dicono cose serie, ma cazzo sto dicendo? Hideo Kojima comunque ha dichiarato che in Death Stranding non ci saranno più tante tette, perché sostanzialmente si vuole puntare a dei personaggi con un serio background alle spalle e quindi non per colpire e basta. Tra l'altro Kojima ha ribadito che personaggi come Quiet e le BB Unit, per esempio in Metal Gear Solid rispettivamente 5 e 4, hanno comunque un solido background alle spalle e il loro abbigliamento, il loro essere provocanti è solo una coincidenza. Non è che nessuno deve pensare perché si mettono, ecco, state vedendo, voglio dire, questo è chiaro che in realtà Quiet qui deve assumere questa posizione per essere più comoda sull'elicottero, non è che ora qua cioè ora ditemi voi, se salite su un elicottero come vi mettete? E vi mettete così, no? Cioè è chiaro. Inoltre sono d'accordissimo sul fatto che i personaggi di Kojima, per esempio le BB Unit, avessero un solido background, e come non fotografare, non immortalare questo solido background. Guardate questo background, questo background veramente solido, lucido, viene quasi di toccarlo con mano questo background e poterne assaggiare la consistenza in maniera tale da poterne rimanere contaminati positivamente, no? E c'è un'altra notizia per l'angolo delle mine che avremmo voluto già portarvi sul secondo canale direttamente con un gameplay, con una prova su strada, toccare con mano anche in questo caso, ovvero Dead or Alive Extreme 3. Vi abbiamo allietato tutta un'estate con Dead or Alive Extreme 3, adesso supporta il VR, purtroppo però noi abbiamo la versione Asia, che è in inglese. Il DLC gratuito per adesso, poi sarà a pagamento per il VR, è soltanto per la versione giapponese. Comunque studieremo il modo, non vi preoccupate. Vi ringraziamo anche questa domenica per essere stati con noi e vi ricordiamo che se vi è piaciuta la puntata potete lasciare un like, come potete non lasciarlo. Alla prossima! Raiden, ma vuoi uscire dal bagno? No, non so dove posarlo, ormai devo rimanere qua.